Bentornati sul canale di Axios00, era da un po' che non ci sentivamo, ma purtroppo per motivi di salute non ho potuto registrare in quest'ultimo periodo, quindi chiedo scusa un po' a tutti quanti. Bentornati con Lords of the Fallen, proseguiamo con questa serie, anche questa era da un po' che non la riportavamo avanti, ma stavo aspettando appunto i 10 commenti che erano l'obiettivo dello scorso video. Per il prossimo video, lo dico subito, l'obiettivo per vedere appunto il prossimo video sono i 10 like, cioè 10 like, bastano 10 mi piace per proseguire. Intanto, mentre sto parlando, come vedete, mi sono riportato dove ci eravamo più o meno lasciati la scorsa volta, cioè davanti a questo portone. Ho deciso di continuare qui perché di sotto laggiù c'era quell'affare che attaccava a distanza, se vi ricordate, e sinceramente ne avevo abbastanza paura, cioè non mi sembra sia ancora il caso di andare laggiù sotto, poi vediamo un po'. Poi, allora, ho letto un po' quello che mi avete scritto e cercherò un attimo di seguire un po' i vostri commenti e le vostre idee anche, più che altro sull'equipaggiamento ho visto. Mi avete un po' consigliato di, diciamo, mixare un po' le armature che ho, praticamente cercando di non arrivare in fetroll, appunto, ma di stare sul midroll. Cercherò di farlo rimanendo comunque sempre sul fastroll e vedendo un po' di utilizzare questa bacchetta del monaco, non mi veniva il nome, come arma a due mani. Vediamo un po' se c'è modo, se c'è verso. Allora, tanto mettiamo questa simmetria, tanto per gradire, e siamo già in midroll. Perfetto, solo con simmetria siamo in midroll, quindi mixiamo un poco. Però io mi volevo quasi togliere lo scudo, ma stavo per dire togliere lo scudo, ma in effetti avrei quell'arma che avevamo trovato l'altra volta, che è appunto il guanto magico, che mi piace alquanto e che dovrebbe rimanere in teoria. Quindi, allora, che faccio? Proviamo a rimettere anche un'armatura un po' più pesante. Vediamo un po' quando andiamo in Fetrol, ecco, credo questo sia Fetrol in giallo laggiù. Quindi, rimaniamo così per ora. Allora, vediamo un po' come schiva. Non lo so. Boh, proviamo un po' a vedere com'è comunque. Allora, tanto vediamo un po' questa porta dove andiamo. Allora, ricordo che per il prossimo video ci vogliono 10 like, mi raccomando, quindi sotto con i like a questo video. Allora, tiriamo la leva e vediamo un po' dove diavolo andiamo a finire. Allora, scudo alzato, sempre scudo alzato. Torre di guardia nord. Ok, non vedo nessuno e niente. Le ultime parole famose, venne fuori praticamente tutto. Il tutto di fatto. Allora, distruggiamo un po' il vario arredamento per vedere se escono fuori degli oggetti magari. Tra l'altro, mi avete detto che l'altra volta mi ero dimenticato di prendere un oggetto vicino a un forziere. Lo so, sono scemo. Non l'avevo visto, chiedo scusa. Dove andiamo? Di qua ci possiamo andare oppure no? In teoria sì, ma no, io direi che sì, l'ho visto. Io direi di lasciare stare lui. Andiamo di qua. Si scoprì che di qua ce n'erano tre come lui. Eccoci, appunto. Maledetto. Vieni qui, dai. Ok. Ti vuoi anche fermare oppure no? Che ha fatto? Ma era lui che mi tirava o era qualcun altro? Non ho ben capito. Ma chi c'è qua? No, non c'è niente di sopra. Cos'è? Una testa di cinghia? Cervo, cinghia? Non so cosa sia quell'animale. Con le corna ma anche i corni avanti, quindi non è un cervo. Bene. Runa sigillata piccola, ok. Una bella runetta. Intanto qui, perfetto, possiamo scendere. Non credo ci sia nessun altro, spero almeno. Ok. Sto andando un po' troppo veloce, sì, lo so. Non è il gioco in cui si debba veramente correre, però. Ninth night on watch. How could the Rukar get inside the sacred walls of Keystone? They appeared. The graveyard is swarming with them. I need to alert the others. Ok. Quindi hanno invaso il castello, diciamo, quello che è. Aspettate, ho un problema. Dove siamo? Ok, siamo venuti di qui, perfetto. Mi ero un attimo perso.
dalla parte di qua ci dovrebbe essere il nostro amichetto, quello che ci siamo lasciati indietro, che io prima o poi dovrò affrontare, tra l'altro. Meglio poi che prima. Questi ca... E ti pareva che non... Ah, vabbè, vabbè, dai. Vabbè. Ok. Quel colpo non me lo aspettavo. Comunque. Qui veloce uno scrigno. C'è altra gente? No, non mi sembra, quindi apriamo questo scrigno. Per aprire uno scrigno inserisci una runa nell'alloggiamento. E usiamo le ste rune, dai, su. Vediamo un po' che c'è. Ok. Non era una trappola, se non altro. Elementi vivi? Armatura, armatura, armatura e un frammento. Allora, vediamoci un po' che armatura è quella. Allora, elementi vivi. Simmetria, sangue caldo. No, ok. Ah, ok, non c'era il torso, quindi. Elementi vivi. Armatura media, 10 e pesa 1,80. Io direi anche sì, visto che abbiamo anche una maggiore padronanza. Credo che i numeri più bassi siano migliori come padronanza rispetto a quelli più alti, in quanto padronanza è a 0 al ladro. Noi abbiamo scelto il ladro, perciò io direi di metterci questa, che ci alleggeriamo un minimo. E non c'è proprio allora qui il ladro, chierico, sangue caldo, guerriere, simmetria. No, ok, inutile che ci guardiate. Non c'è. Qui andiamo un po' troppo bassi. Quindi vediamo un po' l'elmo. No, anche qui andiamo un po' troppo bassi rispetto all'altra. Se metto questo? No, non ha... Ero senza elmo. Ale, complimenti, sei un genio. Perfetto, ok. Oh, no, va bene, restiamo sul giallo qui. No, restiamo sul giallo. Ok, restavamo sul giallo perché non avevamo l'elmo. Io sono un genio. Ah, perfetto, quindi... me lo potevate anche urlare voi, però. Che ero su questo. Allora, mettiamoci l'armatura del guerriero e stiamo qui. Ok, perfetto. Non avevo l'elmo. Bene, ottimo. Ce la siamo cavata abbastanza bene comunque che senza l'elmo. Qui c'è una porta. Porta chiusa. E se... possiamo sfondarla? Ma certo che no. Neanche la tocchiamo. Cioè, li passiamo proprio attraverso. Sfasciamo tutto ben benino. Qua non si va da nessuna parte. Quindi direi che possiamo tornare su, a quanto pare. E scendere... santa... io non esisto. Tu non mi vedi, io non esisto. Ma non è che siamo... dalla parte... dell'altra volta, più o meno? Ok? Dimmi che l'ho preso. Sì, sai. Me la fai vedere bene l'inquadratura, però. Maledetto... Era lui che lanciava quelle cose da lontano? O era l'altro? Perché questa è la zona dove scendevamo dalla parte di là. Ne sono più che certo, praticamente. Oh, ok, abbiamo fatto un piccolo giretto. Sì, 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 che c'era questo, che poi sì, perfetto. Ok. Ok, e anche lui è fuori, quindi... Benissimo, torniamo via perché qui non c'era assolutamente niente, ce l'avevamo già stati. Perciò, usciamo di qui e... Usciamo, detto Ale, usciamo. Trova la porta. E proseguiamo qui avanti. Aia, che c'è? Ok. Strano, l'altra volta non mi venivano i backstab, invece stavolta... Stanno entrando bene. Aia, che c'è? Chi c'è che ti... Ah, lassù? Sei te? Ok, allora prima di prendere qualsiasi cosa mi sa che dovrò... Allora, fate una cosa... Allora, volevo il guanto. Che metto? Magico, esplosione? No, pro... Ma mettiamo proiettile, sì. Quindi ok. Ma e lo scudo ce lo possiamo togliere? Che tanto volevo mettere il guanto. Ok. Questo è per usarla a due mani. Eccolo qua, perfetto.
Allora, dimmi che me lo puoi. Ok. No, ho sbagliato. No. Ah. Vai. No. Maledizione. Allora, prendiamo il tempo. Ora. Ok. E ok, perfetto. Direi quasi di prenderci una bella pozioncina, tra l'altro, perché appena possibile. Allora, frammento di energia. Beviamo intanto la pozione, che è il caso. E mi ci vorrebbe un punto di salvataggio. Eccolo laggiù, guarda bellino, quando uno lo chiede, perfetto. My research is over. I dare to claim that this gauntlet does only one thing. But it does it rather well. It eats hatred like a hungry lion and spits it out like a dragon spits fire. Its bearer can wield it like a horrible weapon, but his soul must not be pure. A shattered soul will make the most out of this device. Ok, quindi sarebbe una sorta di cosa malvagia, perciò sembra, da come la sta narrando lui. Qui credo ci possiamo andare in qualche modo, ma sinceramente ora come ora il primo interesse è andare a salvare. Quindi cerchiamo un po' se ci arriviamo vivi. Sì? Ok, perfetto. Ce l'abbiamo. Ok. Where is what? Back off. This doesn't concern you. Questo ha ancora il braccio. lascialo e non lasciarlo. No, vabbè, lascialo, dai. Non intendevo in questo modo. They're liars and worse besides. Not only did they steal my family valuables, but they've hidden the pathway. Io non intendevo lascialo in quel senso. Maledizione, ma che diavolo di dialogo hanno fatto? Comunque. Il sentiero? Places otherwise unreachable, places that hold secrets, and secrets hold power. I was on my way there when the Rogar appeared out of nowhere. Why are you so sure it's still here? It's in the Book of Lineage, and the book does not lie. Non soddisfazione. Sei certa che siano stati loro a derubarti? Sembrano topi di biblioteca, non ladri. E in effetti. Are you sure those friars stole from you? I've always taken them for bookworms. Don't be a fool. The men in here are just as twisted and corrupt as the people outside. I bet Antanas, this savior, allows it. They've bled the villagers dry over the years. They think people forget that the truth gets buried with the bodies they helped create. But they're wrong. I know what they did. Non è che abbia fatto una gran pubblicità a Antanas, è questa. Comunque, nel monastero le donne non sono ammesse. No women allowed. No criminals allowed either, but here you are. Okay. If it's to be an inquisition, tell me about that constellation on your ugly face. I thought not. Let's both keep our secrets. Carina costellazione. Abbandona. I must go. Suit yourself. Ok. Io però non volevo far andare lui qua giù. Comunque, allora, io direi che per questo episodio è abbastanza, quindi usiamolo. Checkpoint attivato, perfetto. Direi di... livelliamo la prossima volta, se c'è qualcosa da livellare, vediamo un po'. Sì, c'è da livellare, però livelliamo la prossima volta. Magari ditemi voi come volete che porti avanti il personaggio, in che modo volete lo porti avanti. E userò i punti esperienza appunto questa volta e li userò a secondo di come voi mi direte di fare. Quindi aspetto i vostri consigli, mi raccomando, vi ricordo che per vedere il prossimo video dobbiamo arrivare ai 10 like. E direi che per questo video di Lords of the Fallen possiamo salutarci qui. Quindi un saluto da Axios00 e alla prossima. Ciao a tutti!